e consapevole, un no alla fiducia, un no a questa riforma della legge elettorale, soprattutto un no al modo di procedere e di governare del Presidente del Consiglio e del suo governo. Diversi sono gli interrogativi che ci poniamo in queste ore. Perché questa forzatura? Perché esasperare il clima dentro e fuori il Parlamento? Perché questa prova di forza e di arroganza degna di miglior causa in realtà? Non c'era un numero di emendamenti tale da giustificare la posizione della fiducia. Il voto sulle pregiudiziali aveva confermato un ampio margine di scarto tra maggioranza e opposizioni. E soprattutto non c'è una necessità temporale, un'urgenza tale da spingere ad una forzatura dei tempi che invece sarebbe necessaria e indispensabile per quelle che sono le vere priorità del Paese.